Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi iniziamo un nuovo format, ovvero i primi tutorial di Europa Universalis. Premetto che non sono un esperto e quindi sicuramente troverete anche tutorial più completi e più di giocatori più bravi di me, ma mi sembra che su YouTube manchi dei tutorial aggiornati alle ultime patch. Ci sono dei tutorial molto molto buoni col quale anche io ho imparato a giocare su di Andrew Chan e Legelots che ho guardato io per primo, però sono effettivamente di qualche anno fa, quindi proverò a dare il mio contributo sull'aggiornamento del gioco. Non continueremo con la nostra partita di Firenze che stiamo portando in live, ma andremo, direi, a partire con la Francia. Perché la Francia? Perché mi sembra che all'inizio abbia un bel po' di situazioni che ci permetta di capire bene la schermata. Allora, innanzitutto parleremo oggi della schermata principale, poi andremo anche a parlare un po' di tutte le nazioni quando parleremo poi in particolare delle mappe. Quindi ci saranno, oggi tratteremo, diciamo, degli argomenti in maniera anche un po' superficiale, ma poi li andremo ad approfondire con dei video appositi. Detto questo, parte anche un nuovo format per gli abbonati su Twitch che potranno richiedere dei video particolari su argomenti particolari. Ogni abbonato potrà richiedere un video e quindi approfondire il suo, diciamo, un argomento specifico che vuole approfondire. Oggi parleremo di tutta questa schermata che sembrerà poco, ma in realtà già qua ci sarà da parlare molto. Ovviamente in alto a sinistra, partiamo dall'alto a sinistra, c'è il simbolo del nostro paese. Cliccandolo apriremo poi una schermata che andremo a parlare in un video apposito di riepilogo di tutte le informazioni della nostra nazione. Qua a sinistra abbiamo la tesoreria, che vuol dire semplicemente i soldi che abbiamo e il bilancio mensile, quindi quello che è in positivo o in negativo il nostro guadagno o la nostra perdita di denaro. Anche un breve riepilogo delle cose principali per il quale, diciamo, delle entrate principali e delle uscite principali, in questo modo da avere un'idea su eventualmente che cosa poter andare a potenziare o andare a risparmiare per migliorare la nostra economia. Subito di fianco abbiamo le riserve militari, ovvero il numero di soldati riservisti, quindi non in prima linea, che possono andare a sostituire quelli in prima linea che siano morti o che siano semplicemente indisposti. Abbiamo un numero massimo, un numero mensile per integrare il nostro numero attuale e un valore attuale, quindi quelli che ne abbiamo adesso. Noi, per esempio, adesso abbiamo 11.182 riservisti su un massimo di 33.963. Dato il valore di 33.963, ogni mese ne otterremo 309. L'integrazione mensile è data dal numero massimo di riservisti. Poi dice che per rinforzare il più possibile i nostri eserciti abbiamo bisogno di 0 uomini. Attualmente 0 si uniscono ai ranghi questo mese. Questo cosa significa? Significa che noi, quando subiremo delle perdite, non verranno integrati istantaneamente, verranno integrati in base a delle caratteristiche, diciamo, potranno essere integrati di più se saremo in territori nostri e meno se saremo in territori nemici. E comunque vuol dire che magari non tutti gli uomini che abbiamo perso li reintegreremo istantaneamente il mese dopo. Lì poi ci dirà tutto in base a quanti ne abbiamo persi. E qua poi ci specifica anche il perché il nostro massimo è 33.963.
In questo caso dipende da 10.000 che è un valore base per tutti, 18.303 che è dato dal development delle province, development militare, vi rimando anche qui al video che faremo in cui parleremo delle province e del development, 20% dalle tradizioni della Francia, anche qui andremo a parlarne in un video specifico in ogni caso per darvi un'idea, sono qua. Le nostre tradizioni ci danno più 20% modificatore delle riserve nazionali. E quindi questo totale dà i 33.963, mentre la velocità con la quale viene recuperata la riserva, quindi il valore che attualmente noi abbiamo a zero, ma quindi quanto velocemente si integrano, è dato più 10% dalla nobiltà, e poi anche lì ne parleremo quando parleremo degli States, e 1,3% dalla tradizione dell'esercito, anche qua ne parleremo quando parleremo del militare. Mi spiace rimandare sempre tutto, ma se no qui sarebbe un video di 18 ore. Marinai, i marinai semplicemente sono la stessa cosa dei riservisti, ma semplicemente sono non unità di combattimento terrestre, ma sono i marinai che dovremo imbarcare nelle nostre imbarcazioni, infatti. Anche qua abbiamo un numero massimo e qua dipende dal development delle nostre province, ma solo quelle marine, ovviamente. E poi ci dice quanti ne otteniamo al mese, anche qua sempre derivato dalle nostre riserve massime, e quanti ne sono in missione, perché mandare in missione le nostre navi ci farà consumare marinai, vendere marinai. Anche qua uguale identico, stesso concetto, ci dice che per rafforzare al massimo la nostra flotta e le unità di fanteria di marina abbiamo bisogno di tot marinai, e attualmente sono zero, e ne recupereremo sempre tot ogni mese. Anche qua dice che il numero massimo di marinai è 2819, perché dipende dallo sviluppo delle province, perché qua non abbiamo altri bonus, e la velocità dalla tradizione navale. Stabilità. Praticamente la stabilità è la stabilità del regno in questo caso, quindi quanto effettivamente la nostra corona è salda. E questo, averlo in positivo e in negativo, applicherà dei bonus e dei malus per ogni livello di stabilità. Quindi se sarà positivo avremo dei bonus, negativo avremo dei malus. Anche questo andremo poi a parlarne. Tenete presente che è consigliato rimanere almeno a stabilità 1, o quantomeno non negativo. Corruzione va da sé, che è effettivamente la corruzione che c'è all'interno del regno. Aumenterà, perché aumenterà con la sovrastensione, quando conquisteremo nuove province, con una unità religiosa bassa, o semplicemente perché avremo bisogno di un po' di soldi e svaluteremo la moneta, la si potrà poi far scendere con determinate azioni. Ne abbiamo una, per esempio, nell'economia, per estirpare la corruzione, potremmo abbassarla anche andando avanti con le tecnologie. Anche questo verrà poi integrato in un video apposito, soprattutto nell'economia e nella tecnologia. Prestigio, anche questo è auto esplicativo, va a dire quanto è prestigioso la nostra nazione, quando è prestigiosa la nostra nazione. Il prestigio decade da solo, quindi non è un valore fisso che resterà lì per sempre, ma ci sono dei valori che lo porteranno a gli porteranno, diciamo, un punto di equilibrio. Se il nostro prestigio è sopra questo punto di equilibrio, scenderà mese per mese. Se il nostro prestigio è al di sotto di questo equilibrio, salirà mese per mese. Come funziona? Cosa serve il prestigio? Il prestigio ovviamente ci va a dare dei bonus. Se è positivo, dei malus se è negativo. In questo caso, invece, non essendoci poi un altro ulteriore video, andremo a parlarne esattamente adesso. E quindi, per esempio, il nostro prestigio positivo ci dà potere commerciale, morale degli eserciti, morale delle flotte,
capacità di rilevare le spie straniere, legittimità, che poi ne parleremo subito dopo, una percentuale di miglioramento delle relazioni, quindi quando proveremo a migliorare le relazioni con altri paesi lo faremo in maniera più efficiente, un piccolo bonus ma molto utile all'espansione aggressiva, che poi sarà uno dei vostri peggiori nemici, un piccolo bonus anche qua nel costo per adottare le istituzioni, e poi ci alzerà i punti di equilibrio dei nostri estate. Tutto questo vi servirà, sembrerà arabo, ne andremo poi a parlare precisamente all'interno dei video appositi. Ovviamente un prestigio negativo applicherà un malus alle stesse caratteristiche. Vediamo se riesco a piazzare, assolutamente sì. Un prestigio negativo. E facciamo passare un pochino di giorni. Ecco qua che vedete che alle stesse identiche caratteristiche è stato adesso applicato un malus. Alto o basso in base a quanto è negativo. E ora il prestigio, come vedete, prima scendeva annualmente, ora sale annualmente. Ovviamente più è distante dal punto di equilibrio, più salirà o scenderà in maniera significativa. Quindi se il nostro punto di equilibrio è 0, il prestigio prima a 8 scendeva poco, e a meno 41 sale invece di tanto. Il nostro punto di equilibrio, o comunque il nostro prestigio annuale, è dato anche da altri valori, quindi la dimostrazione di forza, province legittime non contestate, declino, che è quello dato dal punto di equilibrio, e poi un modificatore al declino dato da un valore base più 5% e dalla grande potenza, in quanto siamo una grande potenza, quindi meno 1%. Quindi attualmente abbiamo un 1,84 di aumento annuale dato infatti da 2,47 di declino, quindi meno 2,47 l'anno, meno 0,70 per avere province legittime non contestate e un più 0,08 dato dalla dimostrazione di forza. Passiamo al prossimo valore, che è la legittimità, ovvero quanto la nostra corona è legittima. Quindi, come dice qua, misura il grado di legittimità che i sudditi conferiscono al loro sovrano. Gli eredi possono avere pretese deboli, medie o alte, e in questo caso cambierà la legittimità che avranno appena saliranno al trono. La legittimità anche qua avrà un punto di equilibrio, cioè potrà scendere o salire. In questo caso scenderà semplicemente perché abbiamo un prestigio negativo, e come abbiamo detto, questo prestigio negativo ci fa mettere legittimità annuale meno 0,41. Quindi qua non scenderà da sola, ma scenderà solo dato da questi modificatori. Prima ovviamente ci avevamo in positivo, perché avendo il prestigio positivo avevamo già un piccolo bonus. La legittimità anche questa ci va a dare dei bonus o dei malus se sarà sopra o sotto il valore di 50. Con legittimità 100, come ce l'abbiamo adesso, avremo un meno 2 al malcontento nazionale, più 1 tutte le tolleranze, quindi sia verso la vera fede, ovvero quelli che hanno adottato la nostra religione, in questo caso il cristianesimo, verso gli eretici, quindi quelli che fanno parte del nostro gruppo religioso ma non sono la nostra stessa religione, piccolo esempio, semplicemente gli ebrei e i protestanti, e verso gli infedeli, ovvero quelli che non hanno la nostra religione, quindi che non hanno la nostra religione. Poi ci dà uno di reputazione diplomatica, quindi quello che gli altri paesi pensano di noi, la reputazione che hanno verso di noi. E questa reputazione diplomatica è utilissima per le alleanze, per migliorare le relazioni con gli altri paesi, per l'espansione aggressiva e per integrare vassalli. Poi parleremo di tutto. A proposito di vassalli, ci dà anche un più 5% al reddito dei vassalli, quindi i vassalli che avremo ci daranno il 5% in più di reddito. Avremo un più 10 di massimo assolutismo, che è una meccanica che esce molto più avanti nel gioco, nell'era dell'assolutismo, e anche lì ne andremo a parlare,
ci darà un altro 5% al punto di equilibrio della lealtà, solo però nella nobiltà. L'ultimo valore in questa barra in alto è la dimostrazione di forza. La dimostrazione di forza, al contrario di quello che è la reputazione diplomatica, ovvero quello che gli altri pensano di noi, in maniera positiva, questa è quanta paura hanno di noi. Quindi la nostra forza che trasmettiamo agli altri. Anche questa sale e scende con dei valori specifici è influenzata da tanti valori. In questo caso avremo un meno 1 perché non abbiamo abbastanza rivali, perché non li abbiamo ancora impostati, e scenderà di 1 all'anno fino a un valore fisso. E abbiamo un più 16 perché siamo già quinti nel rango delle grandi potenze, il che vuol dire che siamo la quinta grande potenza al mondo. Questa dimostrazione di forza di attualmente 15 ci dà dei bonus. Quindi questa non potrà mai andare negativo, potrà andare a 0 e non dare bonus, ma sarà sopra lo 0, darà dei bonus. In questo caso ci darà un più 3% al potere commerciale globale, 1,5 di morale degli eserciti, 1,5 di morale delle flotte, 0,08 di prestigio annuale, 1,5 di difesa dei forti per cento, quindi difendere il forte ci darà un bonus, e più 0,08 di legittimità annuale. Ovviamente questi valori aumenteranno con l'aumentare della dimostrazione di forza, fino quindi ad arrivare per esempio il morale degli eserciti a un 10%. Se poi avremo almeno 25 di dimostrazione di forza, avremo un comandante senza doverne pagare il mantenimento. Anche qui vi rimando sempre al video che faremo sulla guerra e sul panel principale della nazione, e se poi avremo almeno 50 dimostrazioni di forza, avremo più 1 potere monarchico per ogni tipo amministrativo, diplomatico e militare, che è molto molto importante. Tutti questi tre valori, prestigio, legittimità e dimostrazione di forza, hanno un valore massimo di 100. L'unico che può andare negativo è il prestigio, che ha un valore minimo di meno 100. Quindi prestigio va da meno 100 a 100, legittimità da 0 a 100 e dimostrazione di forza da 0 a 100. La stabilità invece, che me lo sono dimenticato prima, può andare da meno 3 a più 3. Poi qua abbiamo una schermata abbastanza importante che ci permette di vedere se abbiamo dimenticato qualche, consigliere, non più che consigliere, qualche altro diplomatico all'interno del nostro regno al quale non abbiamo magari dato un compito. Il primo sono i mercanti, quindi ci dice che abbiamo 0 mercanti attualmente non utilizzati su un massimo di 2, quindi li abbiamo messi tutti e due a trasferire il commercio. Infatti li vediamo qua tutti e due a lavorare. Abbiamo 0 coloni inutilizzati su 0 e va bene, quindi non abbiamo ancora sbloccato i coloni. Abbiamo 3 diplomatici inutilizzati su 3 perché non abbiamo ancora impostati, e abbiamo un missionario inutilizzato su 1. Quindi attualmente dovremmo andare a mettere una collocazione ai 3 diplomatici ed eventualmente al missionario a cambiare la religione delle province. Ovviamente qua ci viene a dire anche come è impostato questo valore. I mercanti sono 2 perché è il loro valore base, i coloni sono 0 perché non abbiamo ancora sbloccato i coloni, i diplomatici sono 3, 2 dati da un valore base, 1 dal rango politico che è il regno, quindi essere regno ci dà un diplomatico in più, e missionario 1 dal valore base. Poi ci saranno eventi, idee e tecnologie e altre situazioni che ci aumenteranno questi collaboratori, e qui andremo quindi a vedere il perché ci è stato aumentato. Subito qua sotto ci dice che noi attualmente siamo nell'età delle scoperte. Durante il gioco partiremo dal 1444 e andremo fino al 1821, e gireremo in 4 età principali, ovvero l'età delle scoperte, l'età delle riforme,
l'epoca degli assolutismi e l'età delle rivoluzioni. Tutte queste hanno delle meccaniche principali, particolari e soprattutto dei bonus da poter selezionare. Come si selezionano questi bonus? Acquistandoli grazie allo splendore. Come guadagniamo lo splendore? Come vedete, uno al mese lo guadagniamo sempre come valore base, che poi verrà guadagnato se completeremo queste missioni. Quindi, per esempio, per l'epoca delle scoperte dovremo avere scoprire l'America, quindi come dovremmo avere la nostra capitale in Europa, Asia o Africa, e scoprire almeno una provincia in America del Nord o del Sud. Una volta scoperta, ognuna di queste missioni ci darà 3 in più al mese. Controllare i crocevia commerciali, quindi possedere, controllare e nazionalizzare, vedremo poi cosa vuol dire il termine, non meno di 5 province con almeno un crocevia commerciale di livello 2, quando parleremo del commercio vi sarà tutto molto più chiaro. Noi attualmente ne abbiamo due. A possedere una grande città, quindi possedere e controllare una provincia legittima con un valore di sviluppo di almeno 30. Noi non ce l'abbiamo, ne abbiamo una con 23. Quindi dovremo andare a sviluppare la provincia per far sì che arrivi a 30. Adottare il Rinascimento, che è un'istituzione, poi vedremo anche quello cosa vuol dire. Quindi dovremo avere praticamente l'istituzione del Rinascimento e mantenerla in tutte le province. Attualmente non le abbiamo. Detenere 3 troni, quindi avere 2 altre nazioni in unione personale con il nostro sovrano, vabbè, in qualità di loro sovrano, grazie, se no non è un'unione personale. Anche qua scopriremo poi cosa vuol dire un'unione personale, ma praticamente dovremo avere almeno 2 altri junior partner. Essere presenti in 2 continenti, quindi possedere delle province su 2 continenti. Noi attualmente ne abbiamo solo in uno, ovviamente in Europa. E umiliare un rivale, quindi tramite un trattato di pace, lo vedremo nella guerra, fare umiliare, diciamo, un nostro rivale, quindi quelli che dovremmo impostare qua. Ognuno di questi ci darà 3 punti mensili di splendore da poter andare a spendere e per poi comprare questi bonus qua, evidenziati in rosso con lo sfondo rosso. Quelli con lo sfondo nero sono specifici per una determinata nazione e cambiano per ogni epoca diversa, e solo la nazione determinata potrà sceglierlo. Questo perché evidentemente in quel periodo storico hanno considerato di dare questo bonus a quella nazione particolare. Una volta che avremo almeno 3 obiettivi e solo una volta per partita potremo far partire un'età dell'oro. L'età dell'oro praticamente durerà 50 anni e durante questi 50 anni ci porterà dei bonus, ci darà infatti il 10% in più di morale degli eserciti, 10% in più di morale delle flotte, meno 10% al costo di tutto quello che costa punti monarchici, poi lo vedremo. Più 10% di modificatori di beni prodotti, quindi aumenteremo anche l'economia, più 5 massimo assolutismo e più 10 di massimo fervore rivoluzionario, che sono due meccaniche, come abbiamo detto, dell'epoca degli assolutismi e dell'età delle rivoluzioni. In più, qua ci sono anche due meccaniche. Due meccaniche che potranno essere attivate o non attivate in questa epoca. Per esempio, questa è un'epoca dove i conflitti religiosi sono attivati, quindi possono essere invocate crociate dal controllore della curia, possono essere scomunicati i sovrani cattolici, possono apparire dei focolai di riforma e la religione influisce sulla diplomazia. Passata l'epoca delle riforme, arrivate all'epoca degli assolutismi, i conflitti religiosi non sono più così importanti e quindi sarà più facile anche allearsi con religioni differenti. Però verrà poi attivato l'assolutismo, quindi attualmente non è attivato questo e quindi non c'è la meccanica dell'assolutismo che ci darà efficienza amministrativa e disciplina. Detto questo, qua sotto verranno indicati a quanto è il nostro ammontare di punti amministrativi, diplomatici e militari, e
e di quanti ne guadagniamo al mese e come li guadagniamo, il perché. Attualmente noi ne guadagniamo 6 amministrativi, 7 diplomatici e 6 militari. Perché? Perché guadagniamo 3 da un valore di base, 4 dall'abilità amministrativa di Carlo VII e un meno 1 dato da interesse nazionale. Il potere diplomatico invece è 7 perché è dato 3 dal valore di base, 2 dall'abilità diplomatica di Carlo VII e più 2 dall'interesse nazionale. E non abbiamo malus in quanto intraprendiamo 7 relazioni diplomatiche su 7. Quindi noi abbiamo un massimo di 7 e ne abbiamo 7 attualmente impostate. Se andassimo a mettere un'altra alleanza, un'altra relazione con un'altra nazione, per ogni nazione in più acquisiremo un meno 1 al nostro potere diplomatico. E abbiamo 0, qua dice comandanti, ma in realtà sono gli ammiragli e gli esploratori, quindi i comandanti, sì, ma di marina, 0 su 2 autorizzati. Superati i 2, anche qua per ogni comandante in più andremo a spendere un punto. Militare molto simile, anche qua abbiamo 3 di valore di base, 4 dall'abilità di militare di Carlo VII, e meno 1 dall'interesse nazionale, e abbiamo 2 comandanti su 2. Qua, come vedete, già ci ricolleghiamo alla dimostrazione di forza, che se abbiamo almeno 25 di dimostrazione di forza otteniamo un comandante senza le spese di mantenimento, quindi qua diventerà 2 comandanti su 3 autorizzati. Cos'è l'interesse nazionale? Praticamente si può impostare un interesse verso una determinata un determinato campo, quindi o amministrativo, diplomatico o militare, e grazie a questo interesse daremo un più 2 al guadagno mensile di punti di quello specifico ramo, ma applicheremo un meno 1 agli altri, quindi non è né un guadagno né una perdita, semplicemente andremo a concentrare il guadagno in quello specifico, in quello specifico punteggio. E qua sotto non vi sto a parlare di tutto, ma semplicemente molto rapidamente di come funzionano. Ci sono degli avvisi. Gli avvisi verdi sono avvisi meno importanti, vuol dire che non sono rilevanti, cioè non sono importanti e non sono urgenti e possono essere fatti anche col tempo. Ci sono poi degli avvisi gialli, che sono invece di media importanza, e gli avvisi rossi più urgenti. Possiamo cliccare e ci aprirà direttamente la schermata di interesse, come anche qua per mettere i rivali, oppure potremo cliccare con il tasto destro per ignorarlo e quindi disabilitarlo per un momento, oppure maiuscolo più tasto destro per disabilitarlo per sempre, quindi non tornerà neanche più questa notifica. Parliamo ora dalla parte destra dello schermo, dove qua abbiamo semplicemente una vista della linea temporale, quindi quello che ci permetterà a fine partita, ora ovviamente abbiamo fatto solo pochi giorni, di vedere l'avanzamento del nostro, ma solo un giorno, l'avanzamento della nostra partita e quindi l'evoluzione, poi ve lo farò vedere meglio, l'evoluzione proprio di una partita di per sé. Qua potremmo andare invece a cambiare la musica, mettere in pausa, andare avanti o aprire il lettore musicale e scegliere una musica specifica da mettere e per preferenza personale. Potremmo mettere la riproduzione casuale o casuale secondo il contesto, quindi cercherà di metterci musiche specifiche per il nostro contesto e potremo alzare o abbassare il volume. Molto semplicemente. Qua abbiamo praticamente una sorta di punteggio. È come se fosse un nostro punteggio di fine partita. E diciamo che verrà aumentato in base alla nostra forza, la forza del nostro paese, come grande potenza a livello amministrativo, diplomatica o militare. Col tempo, se con i mesi si accumuleranno punti e a fine partita avrete un punteggio. Ovviamente questo punteggio verrà aumentato o abbassato in base
a quanto è forte la nazione all'inizio. Quindi una nazione più forte subito verrà, prenderà un punteggio più basso in quanto parte chiaramente facilitata. E questa attualmente è la nostra posizione che abbiamo nel punteggio totale, quindi attualmente siamo quarti. E qua ovviamente potrete aumentare o ridurre la velocità col quale vanno avanti i giorni, come vedete 12 novembre, se noi l'aumentiamo i giorni vanno avanti molto più velocemente e nel mentre succedono cose e possiamo con questo far partire e mettere in pausa, come vedete ci sono anche quelli gialli. Qua visualizziamo gli achievement, io non ho fatto partire una partita in Ironman, quindi non è possibile visualizzare gli achievement e qua apriremo il menu rapido, questo qua sotto, se vi dà fastidio basta levarlo o metterlo. Questo è il menu rapido, possiamo aumentare le opzioni se ci manca qualcosa che ci serve, ma è molto importante in quanto ci darà per esempio i diplomatici dove sono e cosa stanno facendo, i mercanti dove sono e cosa stanno facendo, i nostri eserciti dove sono e che cosa stanno facendo e se sono guidati da un comandante. Vedete che viene selezionata questa manina qua del comandante, del generale. Le nostre flotte dove sono, cosa stanno facendo e se hanno un ammiraglio. Anche questo vedete che c'è il simbolino dell'ammiraglio e come sono messe le nostre classi sociali, quindi quanta terra hanno, quanta lealtà hanno e quanta influenza hanno. Quindi è molto importante averlo tutto a portata di mano e poi verrà implementato in base se ci servono altre cose. Questo invece è un ledger abbastanza importante che ci dice che cosa stanno facendo le altre nazioni, quindi si dichiarano guerra, fanno alleanze, paci, eccetera. E anche qua potremo cliccare qui e andare a incrementare le nazioni andando ad aggiungere o manualmente, oppure andando ad aggiungere i nemici, i confinanti, America del Nord, ogni continente, alleati e ipotesi migliori, quindi secondo lui andremo a incrementare con le nazioni più interessanti. Qua sotto poi abbiamo una mappa che invece faremo un video a parte perché da solo è molto molto lungo. Lo stesso con il Papato e il Sacro Romano Impero. L'ultima cosa che diciamo oggi è visualizziamo le grandi potenze. Abbiamo parlato prima per la dimostrazione di forza di essere quinti nel rango delle grandi potenze. Questa schermata qua vi permette di vedere chi è attualmente una grande potenza del mondo. Come è studiata, come è calcolata essere una grande potenza oppure no, è dato dal livello di sviluppo, che è questo qui, moltiplicato per l'eventuale malus per istituzioni da adottare. Attualmente a inizio partita non ce ne sono e quindi tutti hanno il punteggio che corrisponde al valore di sviluppo, ma se io fossi in arretrato a livello tecnologico di istituzioni, avrei un malus al mio punteggio, in quanto sì, sono più sviluppata come nazione, ma sono più arretrata tecnologicamente. La funzione dell'egemonia invece è una funzione nuova e molto particolare che permette di avere tu, sempre anche qua sul ramo economico, navale o militare, un'egemonia, quindi una superiorità rispetto a tutti gli altri. Ovviamente i requisiti non sono per niente bassi, sono molto molto alti, ma col tempo poi potreste diventare un'egemonia su uno specifico settore. Questo poi ne parleremo molto più avanti perché è una meccanica molto molto avanzata. Quindi detto questo direi che per oggi come primo tutorial ci fermiamo qui e ce ne seguiranno molti altri perché ovviamente è un gioco molto molto complesso. E se non volete perdervi niente iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e soprattutto veniteci a trovare sia su Twitch che su Discord, dove parleremo anche di tutti questi video. Grazie e alla prossima!